La Guardia di Finanza di Tiene scova una presunta evasione totale attraverso la quale una professionista nel settore marketing e pubblicità avrebbe ricavato circa 200.000 euro in 4 anni senza nulla dichiarare al fisco, intercettando anche altre irregolarità nei rapporti di lavoro con due stretti collaboratori, la cui posizione contrattuale risulta sotto ulteriori approfondimenti. Sotto indagine una donna di 56 anni di origine cubana e residente ad Arsiero, con un giro d'affari capillare avviato nella città tienese tanto da valersi di due collaboratori. Secondo i finanzieri delle Fiamme Gialle, che indagano sul cosiddetto sommerso d'azienda, l'attività dello studio di marketing consisteva nel raccogliere pubblicità da inserire in un manifesto che divulga il messaggio di un'associazione benefica, considerata estranea poi agli illeciti contestati, incamerando nel contempo i proventi degli spazi degli inserzionisti in prima persona. La locandina, che riporta la promozione sia dell'ONLUS che dei privati, veniva fissa negli studi medici attività affini rivolta agli utenti stessi. I primi dati acquisiti dal comando provinciale che hanno fatto scattare la verifica risalgono alla fine del 2017, con la tenenza della Guardia di Finanza di Tiene ad esperire accertamenti che hanno composto l'indagine chiusa il 25 gennaio. L'esperta di marketing, ritenuta evasore totale per l'IVA dal 2014 al 2018 e altre incombenze, secondo il prospetto accusatorio, aveva messo in piedi una condotta redditizia ma ai limiti della legalità e comunque non rendendo noti i propri ricavi al fisco.